Non sono tra i giornalisti che ha mai amato il giustizialismo politico strumentale, per una ragione molto semplice: questo giustizialismo che conosciamo dagli inizi degli anni 90, se per alcuni aspetti ha prodotto, diciamo, delle novità, delle innovazioni in politica, ha prodotto però l'elemento più preoccupante, cioè una magistratura sempre più forte rispetto alla politica e sostanzialmente impunita anche di fronte a grave pecche di natura giudiziaria. Perché questa premessa? Perché, insomma, qualche giorno fa un gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle ha interrogato il ministro della giustizia su una presunta inefficienza del tribunale di Cosenza. Un tribunale, una procura che secondo Vox Populi viene definita un porto delle nebbie. Ora intendiamoci, porti delle nebbie in senso giudiziario in questa regione e anche nel paese ce ne sono diverse, poi ci sono altre procure che si distinguono per l'attivismo dei PM. Intendiamoci ancora, spesso certo attivismo dei PM non sempre va a braccetto con le norme della procedura penale, e tuttavia però non è immaginabile che ci sia una efficienza giudiziaria, per esempio, nel perseguire la corruzione dilagante in politica, ma soprattutto nella burocrazia a macchia di leopardo, perché purtroppo noi ci troviamo di fronte a situazioni del genere nel nostro paese, tanto che spesso io definisco questa Repubblica una Repubblica delle banane. Ora, secondo questa interrogazione, c'è qualcosa che non va nel Tribunale di Cosenza, nella Procura di Cosenza. E perché non va? Perché la regione ogni giorno viene squassata da indagini giudiziarie che in qualche modo cercano di arginare la corruzione dilagante tra i quadri della burocrazia e, per altri aspetti, della politica. L'unica isola felice sembrerebbe Cosenza. A detti di molte, però, a Cosenza le inchieste si arenano. Ora, molto probabilmente questa interrogazione produrrà quella che in gergo si chiama ispezione ministeriale. Toccherà a degli ispettori inviati dal Ministero della Grazia e Giustizia stabilire se la Procura di Cosenza è un porto delle nebbie oppure un'isola felice non toccata dalla corruzione. Io però suggerirei ai parlamentari grillini di allargare la visuale. Porti delle nebbie in questa regione ce ne sono tanti. Alcuni riguardano la stessa magistratura. Per esempio, è rimasto in sospeso un grande capitolo che tanti sul momento avevano sollevato, che è, per esempio, la partecipazione di alcuni magistrati alle logge massoniche. Forse sarebbe opportuno riprendere questo grosso interrogativo. Quanti magistrati sono iscritti nelle logge massoniche calabresi e nazionali?